Benvenuti a tutti, Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo qual è la differenza fra LibreOffice nella versione 6 e quelle precedenti. Noi in particolare abbiamo installato il 6.3. Che cosa abbiamo fatto? Dal sito ufficiale, poi vi mettiamo tutto nelle descrizioni. Abbiamo scaricato i file .deb e dal terminale, dopo essere entrati nella cartella, abbiamo fatto il comando dpkg lineetta trattino i e asterisco .deb, che significa installami tutti i deb. Praticamente facendolo così a mano e non facendolo dai repository, che cosa succede? Che nel sistema rimangono tutte e due le versioni di Office. Se noi andiamo nel menu ufficio, vedete che abbiamo sia LibreOffice quello precedente, che è il 5 e non c'è scritto niente, sia quello seguente che è il 6.3. Quindi quello precedente rimane senza dicitura, vedete il writer, il math, calc e base, non ha scritto 5.0, mentre quello nuovo installato con i deb, vedete la dicitura 6.3. Qual è la differenza più grande? Noi lo sappiamo che hanno voluto fare un'interfaccia utente simile a quella di Microsoft Office perché sembrava un pochino usurata l'interfaccia menu verticali, era rimasta un pochino usurata col tempo. Vediamo quella vecchia. Se noi clicchiamo contemporaneamente il LibreOffice vecchio che è 5.0, vedete che si apre nella usuale maniera, c'è un pochino di differenza con quello nuovo. Apriamo per esempio Writer e c'è l'interfaccia quella classica. Chiudiamo questo qua che non ci interessa. Quella classica, vedete, a menu verticali. Ci sono sparite per qualche motivo perché c'è stato un piccolo conflitto. Noi avevamo personalizzato nel LibreOffice 5, vediamo qual era la versione, informazioni su LibreOffice. E diamoci, questa qua era la 6.0, dopo si era aggiornata automaticamente e praticamente abbiamo personalizzato molto facendo i video per il canale la nostra barra degli strumenti. È interessante che se si installa la versione nuova lanciando i deb, praticamente il nuovo Office, il 6.3, si è ricordato delle personalizzazioni fatte nella versione vecchia. Quindi noi abbiamo il 5.0, poi ci ha lanciato un aggiornamento, è venuto il 6.0. Noi che cosa abbiamo fatto? Manualmente abbiamo installato il 6.3 e ci sono stati un pochino di pasticci. Comunque, nelle versioni precedenti vedete che c'è questa normale barra degli strumenti verticale più le barre degli strumenti. Quelle personalizzate che sono comparse, noi le rimettiamo perché quando uno fa così ci sono un pochino di conflitti. Vedete, noi mettiamo la barra standard e poi c'era la strumenti, vediamo quell'altra, io neanche ormai me lo ricordo più, vediamo se la ritroviamo, standard e strumenti, eccola qua che è andata. Ah no, era un'altra, vabbè, lasciamo fare così. Tipo di interfaccia con menu a tendina verticali è sembrata un pochino obsoleta perché sono tanti anni che in Microsoft Office sono state inserite quelle che vengono chiamate barre ribbon. Noi vediamo se andiamo nel menu, per esempio ufficio, e lanciamo il writer, lanciamo LibreOffice 6.3, vediamo che c'è un pochino di differenza dal punto di vista grafico, ma niente di particolare. Se qualcuno ha imparato LibreOffice con il 5, insomma, ci si può orientare anche il 6.3, le cose sono sempre quelle. Noi lanciamo il writer 6.3 e vediamo che ci sono, anche se non automaticamente, c'è questo suggerimento che vi diciamo educe su quello che c'è nuovo. Lo possiamo chiudere e vedete che questa struttura è differente, è praticamente simile ai ribbon di Microsoft Office nuovo, cioè ci sono degli argomenti, delle macro aree come inizio, inserisci, layout, e qui ci sono i tasti, cioè non ci sono più le barre a tendina. Se uno rivuole le barre a tendina, è sufficiente andare in questo tasto, la rotella degli strumenti, e viene chiamata interfaccia utente e barre degli strumenti standard. Che cosa significa? Che anche nella 6.3 vedete che lui si ricorda addirittura quello che io ho fatto nella versione 6. Avevamo poc'anzi inserito questa barra flottante e lui me l'ha ripresentata. Quindi è interessante comprendere che anche se si installano più versioni di LibreOffice, praticamente pescano tutte dallo stesso database delle personalizzazioni che fa l'utente. Tutte le personalizzazioni che vengono fatte nel 5 e 6 colpiscono la 6.3. Vedete, io ho fatto interfaccia utente quella standard e sono rivenute fuori le tendine, quelle classiche con i tasti. La maggior parte, la quasi totalità dei video nel nostro canale sono così, ma gli argomenti si comprendono. Se io nella 6.3, vediamo se è vero, facciamo informazioni,
LibreOffice, ecco, vedete la 6.3.3.2 che viene fornita, come dire, un pochino sperimentale a chi la vuole sperimentare. Io vado nel menu Visualizza e ritrovo Interfaccia Utente. Stranamente non me lo ritrovo qui, mi farebbe piacere ritrovarlo dove l'ho cercato prima, perché la prima volta che l'ho fatto sono rimasto un po' disorientato. Io ritrovo Interfaccia Utente e che cosa faccio? Faccio a schede. E vedete che ritorna simile al nuovo Microsoft Office. A me non dispiace, devo dire, è fatta bene, salvo che forse qualcuno che ha imparato in maniera un po' approfondita a fare le proprie procedure di lavoro con il LibreOffice 5 e con la struttura dell'interfaccia utente a tendine, forse all'inizio si può trovare un pochino disorientato. È disorientante il fatto che io quando clicco qui per cambiare l'interfaccia utente e rivado alla singola. E vedete, io non lo ritrovo qui questa opzione, devo andare da un'altra parte all'interno di Visualizza Interfaccia Utente. Quello che bisogna ricordarsi è che l'architettura progettuale delle barre degli strumenti e delle barre dei menu viene chiamata interfaccia utente. E all'interno ci sono tante cose diverse, ma le due differenti sono o schede o standard. A noi non ci dispiace affatto, è vero che se uno produce in internet, diciamo, delle guide con l'interfaccia utente a menu a tendina, evidentemente può darsi che l'audience rimanga, ce l'hanno fatto notare, un pochino disorientata con la struttura a schede che è molto simile al nuovo Word. Comunque è ben realizzata, a noi ci piace, d'ora in poi tenteremo di realizzare anche dei video con questa nuova interfaccia e poi vedremo, capiremo se in realtà la maggior parte delle persone attualmente sta utilizzando l'interfaccia utente a tendina o a ribbon, diciamo a schede. Quando lo capiremo continueremo a produrre diciamo i nostri video relativamente all'interfaccia utente più utilizzata. Bene, il video finisce qua, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.